ci spruzza, abbiamo visto come si comportava un elemento soggetto a pressione, quindi può essere una trave con carico sicuramente distribuito, e come si fessurava, come sono orientate le fessure. Abbiamo detto che quando noi andiamo a dimensionare gli stati limite ultimo, quindi andiamo a verificare le condizioni di rottura, siamo nel terzo stadio del calcestruzzo. Abbiamo detto che il dimensionamento allo stato limite ultimo può avvenire per diversi tipi di azioni, per azioni normali che sono la pressione, la forza assiale e l'unione delle due, che è la pressopressione. Oppure possiamo verificare per azioni tangenziali, che sono il taglio e la torsione. Quello su cui ci soffermiamo per un po' di lezioni è il dimensionamento di un elemento soggetto a pressione, quindi quello che può essere una trave con carico uniformemente distribuito. La volta scorsa vi avevo anche anticipato che per quanto riguarda il dimensionamento e la verifica dello stato limite ultimo, noi dobbiamo fare attenzione a due cose. La prima sì è quella di vedere che il momento resistente sviluppato dalla trave, quindi dall'armatura e dal calcestruzzo, sia maggiore del momento sollecitante. Quindi l'elemento deve essere in grado di rispondere alle azioni, di contrastare le azioni alle quali è sottoposto. Ma la seconda cosa a cui noi dobbiamo fare attenzione è anche allo sfruttamento delle risorse e dei materiali. Quindi, non, diciamo, tra virgolette, non dobbiamo sprecare materiali, ma dobbiamo far sì che i due materiali, acciaio e calcestruzzo, funzionino bene e vengano utilizzati al massimo. Come si fa per capire quanto io sto sfruttando l'acciaio o quanto io sto sfruttando il calcestruzzo? Esistono dei diagrammi di rottura, detti diagramma di Rush, che in base alla posizione dell'asse neutro possiamo capire in che campo di rottura ci troviamo, e quindi in base al campo di rottura in cui ci troviamo riusciamo a capire quanto acciaio stiamo sfruttando o quanto calcestruzzo stiamo sfruttando. Quando noi parliamo di sezioni che sono soggette a tensioni, ad azioni normali, quindi la pressione, è chiaro che per studiare, per verificare e per poi dimensionare queste sezioni si fanno delle ipotesi. La prima ipotesi che si fa è che c'è perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo. Quindi abbiamo, che cosa significa perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo? Significa che epsilon con S, con epsilon con S indico la deformazione dell'acciaio, dove S sta per spill, è uguale ad epsilon con C, dove con epsilon con C io indico la deformazione del calcestruzzo. Questo nelle fibre di contatto. Questa ipotesi è fondamentale anche perché mi permette di fare una seconda ipotesi, ovvero che le sezioni ruotano e traslano restando piane. E questa è un'ipotesi fondamentale,
sono due paresi molto importanti che ci permettono, ci semplificano notevolmente i calcoli e quindi ci permettono di fare un diagramma lungo l'altezza della sezione delle deformazioni che è lineare. Altre ipotesi che noi facciamo quando andiamo a fare un dimensionamento agli stati limite ultimo, come anche già vi avevo anticipato, è che il calcestruzzo non è reagente a trazione. Questa ipotesi noi la possiamo fare perché? Perché visto che noi andiamo a fare delle verifiche agli stati limite ultimo, in più le sezioni che noi verifichiamo di un elemento strutturale che può essere una trave non sono tutte le sezioni, ma sono le sezioni che secondo noi o dai calcoli sono le più sollecitate. E visto che noi andiamo a fare le verifiche in quelle sezioni che sono le più sollecitate, è quasi sicuro che la resistenza a trazione del calcestruzzo venga superata. Per questa ragione, allo stato limite ultimo, noi ipotizziamo che il calcestruzzo non sia reagente a trazione. Altra ipotesi che noi facciamo è sui legami costitutivi. Dell'acciaio. Acciaio, ormai il diagramma sigma con epsilon lo conosciamo a memoria, il diagramma sperimentale ha più o meno un andamento di questo tipo qui. È chiaro che non è che quando noi andiamo a fare i calcoli possiamo utilizzare un diagramma di questo tipo, ma utilizziamo un legame che chiamiamo, questo qui è il legame sperimentale, questo qui lo chiamiamo legame di calcolo, legame di tipo elastoplastico. Elastoplastico significa questo. Dove? Nei calcoli. Noi consideriamo la FYD. Che cosa indico con FYD? La resistenza a sdelmamento di design dell'acciaio. E che cosa vuol dire? Che se io utilizzo un acciaio B450C, l'acciaio più comune per l'acciaio d'armature, avremo che FYD è pari a 450 diviso il coefficiente delle resistenze dell'acciaio gamma con S, che sappiamo essere uguale a 1.15. E quindi la resistenza effettiva che noi consideriamo nel calcolo, quindi la resistenza di sdelmamento dell'acciaio di design, è pari a 391.3 megapascal. Quindi io qui ho 391.3 megapascal. Le deformazioni. Abbiamo qui una deformazione che chiamo epsilon S con Y. Epsilon S con Y è la deformazione che corrisponde a quando l'acciaio raggiunge la resistenza di snervamento ed è pari a
fosse YD diviso E con S, dove E con S è il modulo di Young dell'acciaio, che è pari a 210.000 megapascali. Quindi avremo 391.3 diviso 210.000, che è pari a 1.86 per 1000. Quindi qui abbiamo 1.86 per 1000. Abbiamo già parlato abbondantemente di epsilon S con U, che è pari al 10%, noi la consideriamo pari al 10%, ma può raggiungere dei valori superiori a questo 10%, anche del 15% o 20%. Quindi, questo per quanto riguarda le caratteristiche meccaniche dell'acciaio B450C che noi utilizziamo quando andiamo a fare un dimensionamento agli stati limite ultimo. Vediamo che cosa invece succede per il CLS, per il calcestruzzo. Allora, prima cosa, abbiamo detto nella lezione precedente. Allora, noi abbiamo due tipi di resistenze caratteristiche. Una è la resistenza caratteristica cubica, che si ottiene provando, facendo delle prove di compressione su profili cubici standardizzati, che indichiamo con RCK. E conosciamo anche una resistenza caratteristica che chiamo FCK, che è uguale a 0.83 RCK, che si ottiene facendo delle prove di compressione su dei provini cilindrici. E questo FCK, come succede nell'acciaio, quello che utilizziamo nei calcoli è la resistenza cilindrica, come per l'acciaio devo considerare un ulteriore margine di resistenza, quindi questo FCK io lo divido per il gamma del calcestruzzo, che chiamo gamma del C, che è pari ad 1.5. Come abbiamo già detto, gamma C è maggiore di gamma con S, perché abbiamo abbondantemente capito che per quanto riguarda il calcestruzzo ci sono maggiori incertezze. Il legame del calcestruzzo è un legame non lineare, cioè ha un breve tratto lineare ma diventa subito non lineare. Questo è il legame sperimentale. Sperimentale. Ci
dobbiamo semplificare la vita, quindi possiamo utilizzare il legame di riferimento, quello che la normativa chiama diagramma parabola rettangolo. Dove abbiamo, questa la chiamiamo FC2, nessuno ne ha perché, epsilon C2 la poniamo pari a 2 per 1000, invece epsilon C1 è pari a 3.5 per 1000. Questo 3.5 per 1000 fa riferimento a cacci e struzzi non confinati, perché abbiamo visto che il calcestruzzo può essere confinato. Come esercitiamo l'azione di confinamento? Attraverso le armature, mettendo delle armature che si chiamano staffe. Nel momento in cui noi esercitiamo una buona azione di confinamento all'interno della sezione di un calcestruzzo, la resistenza massima a compressione rimane la stessa, però magari abbiamo una cosa di questo tipo qui. Quindi abbiamo una maggiore duttilità del calcestruzzo, quindi significa una maggiore epsilon ultima del calcestruzzo, quindi avrà un valore maggiore di 3.5 per 1000. Noi comunque consideriamo 3.5 per 1000. Un altro e se calcoliamo l'area sottesa alla parabola, avremo che A sigma epsilon è uguale a visto che questo è 3.5, dividiamo da 0 a 3.5 per 7, quindi avremo questo primo tratto che è pari a l'area sottesa alla parabola è uguale a 2 terzi l'area del rettangolo che è circoscritto alla parabola, quindi sarà uguale a 2 terzi FCD per 4 settimi epsilon C1, questa parte qui, più sigma FCD per 3 settimi epsilon C1 che è uguale a 17 ventunesimi FCD per epsilon C1 e quindi 0.809 sigma FCD, scusate, per epsilon C1. Un altro legame che il progettista può considerare per il calcestruzzo è anche quello elastico lineare, dove però epsilon
chiamiamola C3, è pari a per 1000 anziché 2 per 1000 come nel diagramma parabolare rettangolo. E epsilon CU è sempre 3.5 per 1000. Calcoliamo l'area senza i calcoli, ti do direttamente il risultato. Abbiamo 3 quarti FCD per epsilon C1 che è uguale a 0.75 FCD per epsilon C1. Quindi che cosa vuol dire? Questa area dove qui avremo 0.809 FCD per epsilon CU, qui 0,75, quindi significa che l'area sottesa a questa curva qui è leggermente più piccola di quella sottesa a questa curva qui, quindi in questo caso siamo a favore di sicurezza. Ne abbiamo ancora un altro, che è quello che ci piace di più, è che è quello che la normativa chiama stress blocco. Ed è semplicemente un rettangolo. È questo qui. Dove? C4 vale 0.7 per 1000, epsilon CU è sempre 3.5 per 1000. Se calcoliamo l'area avremo che quest'area sarà pari a 0.8 FCD per epsilon C1, quindi più o meno quest'area qui è uguale a questa qui. Quindi questa approssimazione, se quello di riferimento è il diagramma parabola rettangolo, che è quello più simile a quello sperimentale, però è più complicato, nei calcoli noi possiamo utilizzare tranquillamente lo stress block senza commettere errori importanti. Sapendo ora quali sono i limiti delle deformazioni che noi consideriamo per l'acciaio e per il calcestruzzo e quali sono le resistenze massime che noi consideriamo nei calcoli, possiamo vedere come capire in che campo di rottura ci troviamo, quindi quanta deformazione
quando stiamo sfruttando i due materiali, l'acciaio e il calcestruzzo. Quindi abbiamo capito le ipotesi che ci sono sotto, sia per quanto riguarda, abbiamo capito le ipotesi che noi dobbiamo fare per poter dimensionare un elemento strutturale agli stati limiti ultimo. Quindi le più importanti sono che noi abbiamo perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo. Perfetta aderenza tra acciaio e calcestruzzo mi consente di dire che le sezioni ruotano restando piane, che è un'ipotesi fondamentale, perché altrimenti io non potrei fare un diagramma lineare delle deformazioni lungo l'altezza della sezione. La terza ipotesi è quella che noi consideriamo agli stati limite ultimo che il calcestruzzo non è reagente. Abbiamo capito anche perché possiamo fare un'ipotesi di questo tipo. E poi l'ipotesi che noi abbiamo sui legami costitutivi, quindi come passiamo dal legame costitutivo, che è un legame costitutivo sperimentale, quello che quindi noi otteniamo dalle sperimentazioni, al legame costitutivo che noi utilizziamo nei calcoli. Ovviamente noi utilizziamo un legame costitutivo di calcolo quando facciamo dei calcoli semplici, quando facciamo dei ridimensionamenti veloci, quando facciamo delle verifiche veloci, quando dobbiamo fare dei calcoli a mano, quindi quello che dovete fare voi. Ma nessuno ci vieta, ovviamente ben supportati dai codici di calcolo appropriati, di poter usare dei diagrammi sperimentali per qualsiasi materiale noi dobbiamo utilizzare. Allora, trave appoggiata. Armatura. Sezione della trave. Questa trave sia soggetta a trazione centrata. Se è soggetta a trazione centrata, qual è il materiale che lavora? Lavorano tutti e due o lavora soltanto uno dei due? Quando abbiamo trazione abbiamo capito che dobbiamo considerare soltanto l'armatura. Quindi vediamo quali sono le deformazioni che raggiunge il calcestruzzo nel caso in cui ci troviamo ad una trave che è soggetta a trazione centrata. È totalmente tesa, la deformazione ultima che io posso raggiungere è la deformazione ultima dell'acciaio, che è pari al 10%. Ora che cosa succede? Immaginiamo che sottoponiamo questa trave anche ad un carico P che man mano cresce. Che cosa succede?
e questo carico mi inizia a comprimere le fibre superiori, no? Quindi l'altra condizione limite avrò, e qui avrò una deformazione dell'acciaio che è pari al 10%. E al più avrò una deformazione, avrò la fibra superiore che non è sollecitata. E questo è quello che noi chiamiamo primo campo. Quindi nel primo campo queste due sono le due condizioni limite. È chiaro che qui dentro ci sono tutti i possibili casi. Ok, possiamo avere il diagramma fatto così, tratto così, fino a quando non arriviamo a questa fibra superiore che non sollecitata man mano che aumenta questo carico qui, perché inizialmente la sezione è tutta tesa. Essendo tutta tesa, nel momento in cui applico un carico verticale uniformemente distribuito, questo carico esercita delle azioni di compressione, cominciando da qui. Però queste azioni di compressione in un primo momento che cosa fanno? Vanno a ridurre la trazione. Quindi il mio, la mia seconda condizione limite del primo campo è quando io al più ho questa fibra non sollecitata. Secondo campo parte da questa condizione qui, quindi questa è la mia condizione limite inferiore, dove epsilon con S è pari ad epsilon S con 1. La deformazione ultima dell'acciaio. Quindi che cosa vuol dire? Che io in questo campo il calcestruzzo è come se non ci fosse e vado a raggiungere la rottura dell'acciaio. L'acciaio raggiunge la rottura, cosa che nella realtà è quasi è impossibile che noi riusciamo a raggiungere la rottura dell'acciaio, dato che l'acciaio ha una deformazione ultima del 10%, mentre il calcestruzzo ce l'ha del 3,5 per mille. Quindi se lavorano insieme sarà sicuramente sempre il calcestruzzo che si romperà per prima. Il limite superiore del secondo campo, questo carico aumenta, quindi io qui avrò delle compressioni che raggiungono il 3,5 per mille. E avrò una deformazione dell'acciaio che è pari al 10%. Quindi quando io mi trovo in questa condizione qui, che è una condizione, ripeto, ideale, ho sfruttato completamente sia l'acciaio che il calcestruzzo. Terza campo, limite inferiore è questo qui, quindi 3,5 per 1000 epsilon c e 10. Il limite
quale sarà? Qui sempre c'è il punto 5 per 1000, perché oltre quello io non posso andare. Mentre per quanto riguarda l'acciaio, raggiungo lo snervamento, quindi la deformazione di snervamento che pari a 1.86 per 1000. Questi due limiti sono quelle che ci piacciono di più, quindi noi quando andiamo a dimensionare una sezione di un elemento in calcestruzzo armato, quello che vogliamo restituire è una rottura che cade in campo 3. Situazione in cui io l'acciaio non lo sfrutto per nulla e raggiungo la rottura del calcestruzzo, la deformazione di rottura del calcestruzzo, ad una situazione in cui la mia sezione diventa totalmente compressa. Quando una sezione di calcestruzzo è totalmente compressa, quindi è come se l'armatura non ci fosse, io non riesco a raggiungere la deformazione ultima del calcestruzzo, ma la sezione si rompe prima e si romperà per il valore che è pari a 2 per 1000, quindi il valore che corrisponde a quando il calcestruzzo raggiunge la resistenza massima di compressione.
rappresentata in un unico diagramma? Questa è la mia sezione. Poniamo dei limiti. Questa è la retta che mi delimita il raggiungimento di epsilon s con u. Letta che mi indica che io ho raggiunto la deformazione ultima dell'acciaio. Qui è quanto sono a zero. Raggiungo la deformazione ultima del calcestruzzo, mi rimangono altre due soglie. Questo è quando raggiungo le funzioni di schiacciamento del calcestruzzo. E questa invece è quando raggiungo epsilon s con y, la deformazione di schiacciamento del calciaio. Allora, il campo 1 è compreso tra questa retta qui e questo punto qui. Sezione totalmente tesa e sezione in cui ho a più la fibra superiore non sollecitata. Poi abbiamo visto il campo 2, che era compreso tra questa retta qui e la retta in cui raggiungo sia la deformazione ultima del calcestruzzo che la deformazione ultima dell'acciaio. Questo è il campo 2. Questa retta qui, che praticamente è la retta che mi indica che tutti e due i materiali sono completamente sfruttati, si chiama retta di rottura limite. Terzo campo era quello compreso tra la retta di rottura limite e quando epsilon c con u è pari a 3.5 per 1000, quindi raggiungo la rottura del calcestruzzo e per l'acciaio raggiungo lo sviluppamento. Questo è il terzo campo ed anche questo
questa retta ha un nome preciso e si chiama retta di rottura bilanciata. Scusate, ho commesso un piccolo errore e praticamente le deformazioni fino a quanto sono al campo 3 si segnano sulla fibra dell'acciaio. Ok? Scusate. Campo 4. Che cosa avrò? Campo 4 ho il completo sfruttamento del calcestruzzo, ma l'acciaio non lo sfrutto per nulla, quindi sto qui a zero. Campo 4 invece le segno sulla fibra ultima del calcestruzzo dal campo 4 di fuori. E poi campo 5 quando la mia sezione è totalmente compressa e quindi si romperà per schiacciamento. Detto ciò, possiamo fare, guardando questo grafico, possiamo fare delle considerazioni per quanto riguarda questi campi di rottura. Guardando la retta dove ho segnato le sollecitazioni 0, perché qui mi indica quando le mie rette incontrano questa retta qui, mi vanno a identificare la posizione dell'asse neutro. Quindi io come faccio a capire in quale campo mi trovo? Lo posso capire in base alla posizione dell'asse neutro della sezione. Quando io sono nel campo 1 e quindi ho completo sfruttamento, raggiungo la rottura dell'acciaio, che cosa significa? Significa che io, quali dei due materiali, tra virgolette, ho sprecato? Ho sprecato il calcestruzzo, perché il calcestruzzo non raggiunge nessun valore di deformazione, al più è non sollecitato. Questo vuol dire che nella mia sezione di calcestruzzo armato io ho messo troppo acciaio. Quando sono nel campo 2 e in particolare sulla retta di rottura limite, io ho bilanciato perfettamente i miei due materiali perché entrambi raggiungono la rottura. A questa condizione qui io realmente non ci posso arrivare, perché sicuramente raggiungerò prima la rottura del calcestruzzo, considerando che la mia sezione è formata da entrambi i materiali, che è 3.5 per 1000, piuttosto che raggiungere una deformazione dell'acciaio del 10%. Quando sono invece nel campo 3, che cosa vuol dire? Vuol dire che io il calcestruzzo, guardando le due condizioni limite, lo sfrutto perfettamente e l'acciaio ha più lo snervo. Quando io snervo, quando ho raggiunto lo snervamento dell'acciaio, è una condizione che mi piace. Quindi quando noi andiamo a dimensionare e verificare le sezioni in calcestruzzo armato, è bene trovarsi nel campo 3. Per quanto invece riguarda il campo 4, raggiungo la rottura del calcestruzzo, ma l'acciaio non lo sfrutto per nulla. Quindi che cosa vuol dire? Che io ho messo troppo acciaio
E ho messo poco calcestruzzo, scusate, qua che vi ho detto troppo acciaio? Scusate, no, è il contrario. Ho messo troppo calcestruzzo, che è quello che non riesco a sfruttare. In questo caso qui, invece ho messo troppo acciaio perché non raggiungo lo snervamento, lo sfrutto pochissimo. L'acciaio mi rimane in campo elastico o al più non viene proprio sfruttato, mentre il calcestruzzo raggiungo la deformazione ultima. E campo 5, quando raggiungo la rottura per schiacciamento del calcestruzzo. Quando noi ci troveremo a verificare e dimensionare delle strutture in calcestruzzo, è chiaro che dobbiamo perseguire questa condizione qui, quindi cercare di trovarci nel campo 3. Non sempre ci succede così. Quindi i campi in cui ci troveremo a lavorare sono il campo 2, il campo 3 e il campo 4. Ad esempio, per sezioni di solaio che sono debolmente armate, generalmente mi trovo in campo 2. Per sezioni delle travi, qualche volta raggiungo anche il campo 4. Quindi, il concetto è idealmente cercare di trovarmi nel campo 3, ma questo non sempre succede. Ma comunque, se mi trovo in questi tre campi, campo 2, campo 3 e campo 4, la sezione è comunque ben progettata. Vediamo come faccio a calcolare la posizione dell'asse neutro. Allora, consideriamo una sezione. Ora,
quindi Y sarà uguale a Epsilon con C diviso Epsilon con C più Epsilon con S per D. Quindi la posizione dell'asse neutro, come abbiamo ben capito, dipende dalle deformazioni dell'acciaio e della deformazione del calcestruzzo. Questo rapporto qui, quindi epsilon con C diviso epsilon con C più epsilon con S, lo chiamo K. Questo K è un coefficiente che ha un nome ben preciso, ed è detto coefficiente di posizionamento dell'asse neutro. Alla fine dei conti abbiamo che y altezza asse neutro è pari a k per d. Allora, che cosa vuol dire? Che a me mi basta conoscere k, k dipende da questo rapporto qui, quindi dalle deformazioni dei due materiali, per capire in che campo mi trovo. Quindi determiniamo k. Campo 1, K è compreso tra questa retta qui, quindi meno infinito, e zero. Qui. Due. K è compreso tra zero e che cosa? K è uguale epsilon c fratto epsilon con s più epsilon con c. Qui quanto è uguale epsilon con c?
campo 3 è compreso tra 0.259 per D e 0.65 per D. Campo 4. Il coefficiente di posizionamento dell'asse neutro è compreso tra 0.65, che è questo valore qui, e 1. Quindi che cosa vuol dire? Che per il campo 4 y è uguale a 1 per d, quindi l'asse neutro è uguale all'altezza utile della sezione. E campo 5, k appartiene a compreso tra 1 e più infinito. Quindi che cosa vuol dire? Vuol dire che man mano che passiamo dal campo 1 al campo 2, l'asse neutro si abbassa, così come si abbasserà ancora di più se passo dal campo 2 al campo 3 o se passo dal campo 3 al campo 4 e così via. Quindi se ad esempio sono in campo 2, avrò questa parte della sezione compressa. Se parto in campo 3, la parte compressa della sezione aumenta, quindi l'asse neutro si abbassa e avrò che quella sarà la parte compressa dell'asse neutro e quindi avrò il diagramma dell'epsilon così. Nel campo 2 che cosa succede? Che io posso avere delle situazioni in cui limite, ad esempio queste sono le due situazioni limite, quindi o il calcio estruzzo non lo sfrutto per nulla oppure lo sfrutto al massimo, ma ci sono in mezzo tante altre condizioni, quindi nel campo 2 a più raggiungo 3.5, ma questa può essere anche minore di 3.5, non raggiungo la deformazione continua del calcio estruzzo. E per quanto riguarda invece la deformazione ultima dell'acciaio, l'acciaio raggiunge sempre la rottura. Questo è il campo 2. Nel campo 3 invece che cosa ho? Ho che il calcestruzzo è sicuramente sfruttato al massimo tutto, perché ho sempre un raggiungimento del 3.5 per 1000, mentre per quanto riguarda l'acciaio al più lo svevo, però in mezzo ci sono tante altre situazioni, quindi potrò avere una deformazione dell'acciaio che è il 2 per 1000, il 3 per 1000, il 4 per 1000, in un range compreso tra questi due valori.
che io posso considerare che caratterizzano ogni campo. Allora, il campo 1. Il campo 1 abbiamo detto che la sollecitazione prevalente qual è? Trazione. La condizione di rottura qual è? È che la deformazione raggiunge la deformazione ultima dell'acciaio, εs1. K limite, i valori limite di K quali sono? Meno infinito 0. L'acciaio è snervato, sì, aggiungo la rottura, quindi sicuramente sarà snervato. Campo 2. Sollecitazione prevalente. Abbiamo un po' di trazione, un po' di compressione. Sollecitazione prevalente e la pressione. Quali sono le condizioni di rottura? Epsilon con S, quindi la deformazione dell'acciaio raggiunge la deformazione ultima. E la deformazione del calcestruzzo è invece compresa tra 0 e la deformazione ultima. Quali sono i valori di K limite? 0 e 0,259. L'acciaio è snervato? Sì. Campo 3. Sollecitazione prevalente. Anche in questo caso la sollecitazione prevalente è la pressione. Le condizioni di rottura quali sono? Il calcestruzzo raggiunge la sua deformazione ultima, quindi epsilon con c è uguale alla sua deformazione ultima. Mentre per quanto riguarda l'acciaio, epsilon con S la deformazione è compresa tra la deformazione di snervamento e la deformazione ultima. Il coefficiente di posizionamento dell'asteneutro è compreso tra i valori di 0,259 e 0,65. L'acciaio è snervato? Sì, al più raggiunge la deformazione di snervamento. Campo 4. Sollecitazione prevalente. Anche qui la sollecitazione prevalente è la pressione. Ecco perché quando andiamo a verificare e dimensionare delle travi, generalmente in sezione di isolaio ci troviamo in questi tre campi. Perché è una trave ha come sollecitazione prevalente la pressione. Condizioni di rottura. Condizioni di rottura abbiamo che per il calcestruzzo raggiungiamo la rottura, quindi la condizione di rottura è la rottura del calcestruzzo. Mentre per quanto riguarda la deformazione dell'acciaio abbiamo che questa è compresa tra 0, quindi acciaio non sfruttato, e a più raggiungiamo lo snervamento. Il coefficiente di posizionamento di l'asse neutro K limite è compreso tra i valori di 0,65 e 1. L'acciaio è snervato,
possiamo dire di no. Perché l'acciaio al più è snervato nella condizione di limite inferiore del campo 4. Campo 5. Sollecitazione prevalente qual è? La compressione, no? Abbiamo detto che la sezione è totalmente compressa. Qual è la condizione di rottura? Epsilon con C è uguale a 2 per 1000. K è compreso tra i valori di 1 e l'infinito e l'acciaio assolutamente non è osservato. La retta che divide il campo 2 dal campo 3 si chiama retta di rottura limite. Questa. La retta che invece divide il campo 3 dal campo 4 è detta retta di rottura bilanciata. Quindi siamo in questa condizione qui al passaggio dal campo 3 e campo 4. Quando ci troviamo nel campo 2, quindi quando andiamo a dimensionare delle sezioni e dal dimensionamento, vediamo che la sezione si trova in campo 2, abbiamo una sezione debolmente armata, si dice. Quando invece vado a dimensionare una verifica, una sezione, dal dimensionamento ottengo che la sezione invece si trova all'interno del campo 3, si dice che la sezione è normalmente armata. Quando invece la sezione si trova in campo 4, si dice che la sezione è fortemente armata. Quindi che cosa vuol dire? Che a parità di calcestruzzo, facciamo così, passando dal campo 2 al campo 4, io aggiungo acciaio, ho più acciaio. Se io raggiungo la rottura e la sezione si trova in questi tre campi, il tipo di rottura che raggiungo è una rottura di tipo duttile. Perché è una rottura di tipo duttile? Perché la condizione di rottura è quella che io raggiungo, la condizione ultima dell'acciaio. Se invece mi trovo in campo 4 e in campo 5, avrò un tipo di rottura duttile. Perché? Perché l'acciaio lo sfrutto poco quanto niente, invece quello che vado, raggiungo la rottura, perché il calcestruzzo che raggiunge la sua deformazione inutile, il calcestruzzo, come abbiamo già detto, è un materiale di tipo fragile, per questo il tipo di rottura della sezione sarà una rottura di tipo fragile.
Facciamo una pausa, ci vediamo dopo. Quindi in base al posizionamento della scena non riusciamo a capire che tipo di struttura raggiungiamo nella nostra posizione. Consideriamo una trave di contatto concentrato in mezzeria. Otterrò un diagramma dei momenti che ha questo andamento qui. Quindi io passo alla mia sezione. La mia sezione avrà un'armatura, sarà H, HB, poi abbiamo C e abbiamo D, che è l'altezza utile della sezione. Quindi i nostri dati sono le caratteristiche geometriche della sezione, quindi B, H e B, le caratteristiche dei materiali, quindi la resistenza di design dell'acciaio e la resistenza di design del calcestruzzo. E poi altro dato che abbiamo è il momento solidificante. Che cosa dobbiamo verificare? Quindi abbiamo detto che chiaro è che il primo obiettivo è quello di capire se la sezione è in grado di resistere ai carichi alla quale è sottoposta. Quindi dobbiamo verificare il momento resistente che la sezione è in grado di sviluppare è maggiore di MSD, quindi del momento sollecitante. L'altra cosa che dobbiamo controllare è vedere che tipo di rottura della sezione raggiungiamo. Quindi in pari campo ci troviamo la rottura di riferimento da perseguire, è la rottura bilanciata. Rottura bilanciata, quindi io mi trovo in questa condizione qui, a cavallo tra il campo 2, tra il campo 3 e il campo 4, perché se io prima ho detto che comunque la condizione ideale è quando mi trovo a cavallo tra il campo 2 e il campo 3, perché io qui sto ipotizzando che la mia sezione è armata soltanto inferiormente, però abbiamo già visto la volta scorsa che quando ci troviamo a che fare con delle sezioni reali avremo un'armatura inferiore, sì, che è l'armatura di calcolo, l'armatura resistente, che è quella che noi effettivamente progettiamo e quella che noi otteniamo dai calcoli quando ci troviamo di fronte ad un elemento che è principalmente impresso. Ma questa da sola non è sufficiente, perché se io considero la gabbia di armatura completa dovrò per forza avere un'armatura superiore e delle staffe. L'armatura superiore sarà un'armatura compressa, quindi non è un'armatura tesa che supplisce alla mancata resistenza a trazione del calcestruzzo. L'armatura sarà compressa e questa compressione, questa diciamo risultante a compressione che è prodotta dall'armatura superiore, che è detta armatura di montaggio, che io devo mettere perché altrimenti non potrei neanche posizionare le staffe, e che cosa succede? Che mi fa alzare l'asse neutro, perché è una risultante a compressione in più che io ho. Quindi alzando l'asse neutro io salgo e diciamo che più o meno mi troverò tra il campo 2 e il campo 3. È chiaro che tutto questo è una cosa teorica, sia per quanto riguarda la realtà, sia per quanto riguarda il compito identitario della costruzione. Quello che io devo perseguire quando vado a verificare e a dimensionare la sezione,
protezione in calcestruzzo armato e sì la rottura bilanciata, però se nei vostri calcoli vi dovesse venire che la sezione è in campo 2 oppure che la sezione è in campo 3, non fa assolutamente nulla. Non è che vi dovete mettere a riprogettare la sezione, dovrete aumentare la quantità, cambiare le caratteristiche geometriche della sezione oppure aumentare oppure ridurre l'armatura, no, perché altrimenti uno non rientra nei tempi. Basta scrivere che la sezione rientra in campo 4, so che dovrebbe rientrare almeno in campo 3, però prosegui i calcoli così, che poi alla fine è quello che succede nella realtà. È impossibile che troviamo sempre sezioni, alcune sì, ma non è detto che tutte sono a cavallo del campo 2 e del campo 3 o si trovano in campo 3. Già vedremo, non so se la prossima lezione o quella dopo ancora, che già per quanto riguarda le sezioni di un solaio, già in campo 3 non ci ricadono mai, ma si trovano addirittura qualcuna che immediatamente dopo il limite superiore del campo 1. Allora, se comunque la rottura che io devo perseguire, la mia rottura ideale è la rottura bilanciata, è chiaro che io avrò un quantitativo di armatura, date le caratteristiche geometriche della sezione, che fa sì che la mia sezione abbia una rottura di tipo bilanciato. Questo quantitativo di armatura, a con esso indica l'area dell'armatura e l'armatura bilanciata. Come facciamo a determinare qual è il quantitativo di armatura bilanciata? Allora, questa è la sezione. Diagramma delle epsilon. Questa è epsilon S, questa è epsilon con C, diagramma delle sigma. Che cosa abbiamo detto prima? Che se io ho una sezione, quando la volta scorsa anche l'abbiamo detto, quando mi trovo nel terzo stadio del calcestruzzo, ho un andamento delle sigma non lineare, un andamento sperimentale. Andamento sperimentale però è difficile da considerare, è difficile da utilizzare nei calcoli, quindi la prima approssimazione che posso fare è quella di approssimare l'andamento delle sigma lungo l'altezza della sezione al diagramma parabola del rettangolo. Però forse anche questo è complicato. Consideriamo che questa è l'altezza dell'astenello, y segnato. Quello che più ci piace è un andamento delle sigma lungo l'altezza della sezione di tipo. Questa altezza qui non è y, ma è pari a 0.y segnato. Quindi, stato limite ultimo, diagramma delle sigma lungo l'altezza della sezione. Dove può essere? Quindi qui avremo una risultante a compressione e qui avremo una risultante di trazione. E questo qui è quello che io chiamo Z ed è il braccio tra questi due risultanti qui, che poi ci serve per calcolare il momento resistente. Che cosa devo fare? Devo scrivere l'equilibrio
0,8, che è questa altezza qua. Y segnato per FCD, resistenza di design del calcestruzzo, per B, la base della tensione. T a che cosa è uguale? Se io chiamo la mia armatura AR, l'armatura con S, T è uguale alla con S per FY della scrittura. Quindi che cosa avremo? Che la compressione deve essere uguale alla risultante di trazione. Ora abbiamo detto che io devo determinare un quantitativo di armatura, che è detta armatura bilanciata, che mi permette di raggiungere una rottura di tipo di bilanciato. Come faccio? Invoco una posizione dell'asse neutro. Io so che il mio asse neutro, la posizione dell'asse neutro è pari a che cosa? K per D. Quanto vale K quando mi trovo in corrispondenza della rottura bilanciata? Vale 0,65. Quindi io qui avrò 0,8 per 0,65 per D, altezza utile, per FCD per B, che è uguale ad A con S per FYD. Quindi inverto questa formula e avrò che A con S bilanciato sarà pari a tutta questa roba qui fratto FYD. Le caratteristiche geometriche della sezione, quindi D e B, sono note perché io ce l'ho tra i dati. Se conosco anche il quantitativo di armatura che io ho, posso verificare se A con S è minore di A con S bilanciata o se A con S è maggiore il quantitativo di armatura che mi permette di raggiungere una rottura di tipo bilanciato. Se sono in questa condizione qui, che cosa vuol dire? Vuol dire che K è minore di 0,65. Se il coefficiente di posizionamento dell'asse neutro K è minore di 0,65, vuol dire che io mi trovo nel campo 1, nel campo 2 o nel campo 3. Se invece A con S è maggiore del quantitativo di armatura necessario per raggiungere un tipo di rottura bilanciato, allora che K è maggiore di 0,65. Quindi mi troverò nel campo 4 o nel campo 5. Ancora, che cosa succede? Se il quantitativo di armatura che io effettivamente ho nella mia sezione è minore del quantitativo di armatura bilanciato, mi trovo nel campo 1, campo 2 e campo 3. Quindi che tipo di rottura raggiungo? Una rottura di tipo duttile. Se il quantitativo di armatura che io ho effettivamente nella mia sezione
è maggiore di questo valore qui, che ripeto, sarà di sicuro un valore ideale, cioè che io non raggiungerò mai nella realtà, allora raggiungo una rottura di tipo fragile. Se io guardo i legami sigma epsilon del calcestruzzo, diciamo che quello di riferimento, abbiamo detto, è quello parabolico, parabola rettangolo. E io qui ho dei valori di limite di epsilon, uno pari a 2 per 1000 e uno pari a 3.5 per 1000. Se sono, se raggiungo la deformazione ultima di rottura, sarò nel campo 3, nel campo 4, nel campo 5 del calcestruzzo. Quindi so che sicuramente in questi tre campi FCD è pari, cioè la resistenza ultima del calcestruzzo è pari a FCD, quella che io ho considerato nei calcoli. Se invece sono nel campo 2, la deformazione del calcestruzzo varia da 0 a 3.5. E se sono nel campo 1 è proprio 0. Quindi che cosa vuol dire? Che se io mi trovo nel campo 2, sono nella condizione limite, io so per certo che la resistenza ultima del calcestruzzo è quella che io ho calcolato effettivamente nei calcoli. Ma se invece mi trovo più giù, diciamo, quindi della condizione limite superiore del campo 2, avrò che F, la resistenza ultima del calcestruzzo, avrà dei valori più bassi rispetto a quella che io ho considerato nei calcoli. Quando sono in campo 1 e in campo 2, sicuro è uguale alla F che ho considerato nei calcoli. Quindi situazione opposta a questa qua. Quando invece sono in campo 3, sono in questa situazione qui. E anche questo va bene. Quando invece mi trovo in campo 4, sono in questa zona qui, quindi qui avrò dei valori che sono più bassi di resistenza di quelli che io ho considerato nei calcoli. Quindi le mie ipotesi di legame costitutivo effettivamente sono coerenti per tutti e due i materiali soltanto quando mi trovo in campo 3. Quindi questo è un ulteriore motivo per il quale è opportuno che quando faccio i calcoli, quando vado a dimensionare la sezione in calcestruzzo armato, ripiegare in campo 3. Non sempre succede nella realtà, noi possiamo, comunque non è che quando la sezione cade in campo 2 o cade in campo 4 ci andiamo a calcolare le effettive resistenze dei due materiali, comunque ipotizziamo che siamo pari a questi valori qui.
Questa è soltanto un'osservazione. Immaginiamo che noi abbiamo considerato
un calcestruzzo C25-30. Quindi inseriamo qui i nostri numeri. A faccia C la poniamo uguale a 0.88. FC gap è pari a 25. Un 5 mega pascal. Gamma C è pari a 1.5. Megapascal. Quindi se questa è la resistenza caratteristica, vedete quanto è più bassa la resistenza di design del calcestruzzo. Per quanto riguarda l'acciaio, questa differenza si nota di meno. Veniamo all'acciaio. Che tipo di acciaio usiamo? Abbiamo detto acciaio d'armatura B450C. B450C dobbiamo determinare la FY di design. Quindi FYD è pari a 450 diviso gamma con S. A quanto è uguale gamma con S? A 1.15. Quindi 450 megapascal diviso 1.15 abbiamo 291.3 megapascal. Diagramma delle epsilon. Questo è Y segnato, questo è D. Diagramma delle Y, delle sigma, scusate. Blocco in pari a questa altezza qui è pari a 0.8 y segnato. Abbiamo risultante a compressione, risultante a trazione, equilibrio alla traslazione. Che A con S è uguale
0,8 per 0,65 per D, per B, per FCD diviso FY. Mettiamo numeri, quindi 0,8 per 0,65 per D, quant'è D? 46 centimetri per 460 millimetri. Perché uso millimetri? Perché per 300 millimetri 30 centimetri di base per 14,17. Questo 14,17 io l'ho espresso in megapascal, che sono pari a newton su millimetro quadro. Quindi io o mi porto FCD che sia coerente, quindi in un'unità di misura che sia qualcosa sul centimetro quadro, oppure mi trasformo i centimetri in millimetri, che è facile, per 391,3, perché anche questa è espressa in newton su millimetro al quadrato. Quindi attenzione alla coerenza delle unità di misura, perché se no i calcoli si sballano. Abbiamo un quantitativo di armatura che è pari a 0,6 mm al quadrato, quindi 26,06 cm al quadrato. Quindi questo è il valore di armatura bilanciata. Ora, noi abbiamo i nostri 5 FI22 che hanno un valore di 19 cm al quadrato, quindi ho che A con S è minore di A con S bilanciato. Quindi se A con S è minore di A con S bilanciato, io mi trovo in questa situazione qui. Quindi il tipo di rottura che raggiungo con la mia sezione è un tipo di rottura duttile. Ora, abbiamo capito che tipo di rottura, ma vediamo effettivamente in quale di questi tre campi io mi trovo. Come faccio? Vado a determinare il coefficiente di posizionamento di asse neutro. Quindi l'equazione di equilibrio alla traslazione, però anziché ora ipotizzare qui un valore dell'asse neutro che mi permette di avere un tipo di rottura bilanciata, avendo l'armatura, conoscendo il quantitativo di armatura che è pari a 19 cm al quadrato, mi vado a calcolare che tipo di rottura, in quale campo di rottura mi trovo per questo tipo di sezione con quel quantitativo di armatura. Quindi, se ho segnato, sarà pari a A con S per FYD diviso 0,8B per FCD. Quindi, mettiamo i numeri. A con S è quanto è uguale a 19 cm al quadrato. Quindi 1900 mm al quadrato, FYD a quanto è uguale? A 391,3 newton su millimetro al quadrato. 0,8B a quanto è uguale? A 300 mm, per FCD, FCD è 14,7, e 14,17. Quindi avrò che è pari a 200,
218 mm, quindi 21,8 cm. Se la mia sezione è alta 50 cm, se qui è più o meno la metà, vuol dire che il mio asse neutro si trova più o meno qua, poco più su della metà. Per capire in quale campo di rottura mi trovo, devo determinare K. Se Y è uguale a K per D, K è uguale a Y per D. Quindi 21,8 cm diviso 46. E avrò un valore di K che è 0,47. 0,47, dove ci troviamo? Per il campo 3, K è compreso tra i valori di 0,259 e 0,65, quindi mi trovo più o meno a metà del campo 3. Questa è una sezione perfetta. Vediamo ora di calcolare la deformazione dell'acciaio. Allora, scriviamola qua. Similitudine nei triangoli, quindi abbiamo che epsilon c con u, perché nel campo 3 raggiungiamo epsilon c con u, fratto y segnato è uguale a epsilon con s tratto altezza utile meno asse neutro. Quindi epsilon con s sarà uguale a epsilon c con u diviso l'asse neutro per d meno y, sostituendo qui 0,035 diviso quant'era? 21,8 per 46 meno 21,8 ottengo 1 valore di epsilon con s che è pari al 3,9 per 1000, quindi abbiamo superato la soglia di innervamento nel caso di rottura, che è 1,86 per 1000. Ultimo passo che ci rimane da fare è vedere se questa, quindi avevamo due cose da verificare. La prima è che tipo di rottura raggiungiamo nella sezione, quindi se raggiungiamo una rottura di tipo bilanciato, ancora o una rottura di tipo limite, una rottura di tipo duttile o una rottura di tipo fragile. Ancora più nel dettaglio vedere in che campo di rottura ci troviamo, in che campo di rottura cade la mia sezione, per vedere quanto abbiamo sfruttato dei due materiali. La seconda cosa che dobbiamo fare è vedere se il momento resistente che la sezione è in grado di sviluppare sia maggiore del momento sollecitante. Quindi calcoliamo il momento resistente. Come calcoliamo il momento resistente? Due risultanti per il braccio.
che ho chiamato prima z, quindi avrò che il momento resistente è pari a oc per z, che è anche uguale a t per z, dove con c indico la risultante di compressione, mentre con t indico la risultante di tensione. T a quanto è uguale? T è uguale, più facile da calcolare, ad a con s per fyd. Z a quanto è uguale? Z è uguale a d, altezza utile della sezione che va da qua a qua, meno che cosa? Meno, se questo è un rettangolo, questa è la risultante, e la risultante sarà in corrispondenza della metà del rettangolo. Quindi meno 0.8 per y diviso 2, che è questa altezza qua, 0.8 per y, quindi 0.4 per y. E questo è z. Quanto è a con s? A con s della nostra sezione è 1920 metri al quadrato. Fy di quant'è? È 391.3 megapascal. Per di quant'è? 460 mm meno 0.4 per y segnato. Quant'è l'asse neutro? L'abbiamo calcolato prima, è 218 mm. Tutto questo mi sviluppa un momento resistente pari a 277 kN per metro. Faccio la mia verifica e quindi verifico che il momento resistente deve essere maggiore del momento sollecitante. Il momento resistente, abbiamo detto, è 277 kN per metro. Il momento sollecitante è questo qui. È 200 kN per metro. Quindi il momento resistente è effettivamente maggiore di quello sollecitante. Quindi la mia sezione è verificata. Allora, oggi abbiamo finito. Ci vediamo la prossima settimana.